Fausto. Fausto? Come hai detto? T'ho trovato, pezzo di merda. È un anno che ti cerco, coglione. Ah? C'hai solo la lingua per parlare e sparare stronzate, merda. Manco le fighe sai leccare con quelle lingue. Vai in giro a fare il dragone, voli, ti schianti contro gli alberi, coglione! Manca a volare, sei capace, ripiglia, ti va! Ma i bolli dalle cappelle li togli? O solo dalle carrozzerie? Siamo avvolti nel mistero queste cose. Tu mangi le cappelle, io lo so. Tu mangi le cappelle. Hai buttato giù perché hai paura, eh? Sciamo! Se... a 800.000 no, euro sì, sì, Fabio, no, Fabio, tu fai schifo. Perché? Perché ogni cosa che ti viene data tu la distruggi. Non sai tenere bene le cose. Vero. Il motorino della Kimco è marcio, ma solo quello che hai te. Gli altri ce l'hanno perfetto. Sì. Il cellulare che ti ha venduto Wender tenuto immacolato per due anni, da quando ce l'hai tu, è una merda tutto rotto e sporco. Potrei andare avanti dicendo come tratti la tua auto. Mamma mia. Mamma mia. Poi tu saresti un risparmiatore? Certo. Paolo Nois, bello come il sole, con la sua cresta gialla e la sua barba la Beppe Vessicchio. Come stai? Sempre bello, 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 tutto bello, patatoso bello, e super profumato. Tu sì che tieni bene le cose. Ecco, per esempio, il tuo motorino che ti è stato dato incomodato d'uso è ancora sotto l'albero dopo la tempesta di luglio? No, e poi Marco ieri. Mazzoli. Oh. Beh, Marco, di te non posso dire nulla. Nulla. Anche perché mi licenzieresti. Certo. Quindi non dirò che ogni tanto spari ai coccodrilli che ti entrano in piscina a Miami. Ma dirò solo che sei il numero uno del mondo. Grazie. E adesso bestemmiatore. Mega Power. Mega Power. Io lo vorrei un coccodrillo. Sulla maglietta però. No, no. Allora dico po. No. Ha spiegato sta cosa. Lo Zodi 105, il programma più ascoltato in Italia. Buongiorno Italia, buongiorno! Buon venerdì, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Il cretino qua di fianco a me, lo scemino, il laborioso Paolo Nois. Labor Nois. Sì, lui è lì che scrive tutto il giorno con lo schermo nero. Lui è tutto nero, anche lo schermo nero. Lo fa il computer in automatico. Fa il computer in automatico. Mi dava dell'anziano stamattina. Ah, guarda, guarda che i computer dopo il 1997. Scusa, se hai un sistema vecchio, non è colpa mia. Non ho un sistema vecchio, io ho un computer nuovo. Io monto le scenette su un software. Sì. Del 1997. Ma no, Marco, Marco, è la funzione lavagna. Non è lo schermo. E poi lui scrive col gessetto e grazie all'intelligenza artificiale. Lo so, Fabio, che hai voglia di aggredirmi. Però puoi difendermi. Va sempre puoi difendermi dicendo che il sistema di Word cosa fa? In assenza di illuminazione. No, illuminazione. Si spegne da solo. Crea un contrasto luminoso per non affaticare gli occhi. Certo. Lo fa da solo. Non è che ma non è vero, è notorio che se tu hai un fondo nero e scrivi in bianco dà fastidio alla vista. È notorio. Ascolta, siamo in una grotta di Batman. I siti internet, quelli neri. Delle tue luci belle. Fanno male agli occhi. Design rosso. Ma vai a cagare. Rosso pompeiano. Comunque oggi non ce l'ho con te. Appunto, non ce l'ho con nessuno in per realtà. Per ora. Però è successo un fattaccio. Allora dammi la base per favore. Ho scoperto tra l'altro da questa persona. Non sapevo nemmeno di essere stato candidato all'Ambrogino d'Oro. Questo premio prestigioso di Milano. Che va dato ai milanesi. Che va dato ai milanesi. Beh, io sono milanese, che cazzo vuoi? Tu sei miamino. No, no, io sono milanese. Mi sono nato a Milan, te capì? No, Terum. Mantua. Uè, no, no, mi sono nato a Milan. Mi padre le di Mantua. Me madre le di Castellar. Di Castellar 4. Ma mi sono nato a Milan, quindi io sono milanese. Vabbè, prego. A prescindere, allora, la Lucarelli. La signora, che è, la signora, poverina, si è accanita con Pucci perché è stato nominato e sei accanita anche con lo zoo sostenendo che noi siamo un programma di bestemmie. No, no, che tu sei un bestemmiatore. No, 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 c'è scritto,
No, 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 c'è scritto: lo zoo è un programma di bestemmie. Sì. Allora io mi sono un attimino. Il conduttore delle bestemmie. Marco Mazzoli che conduce lo zoo, un programma noto per le bestemmie. Noto cioè, per le bestemmie. Ma come puoi definire un programma che ha 25 anni di storico così? Cioè, un programma noto per le bestemmie. Quelle sono un ingrediente, ma non quello fondamentale. Oh, esatto. Allora mi sono leggermente alterato, come è normale che sia. Certo. E lei ha risposto andando a cercare degli articoli vecchi sullo zoo di 105, dove è successo in 25 anni un programma che fa tutto in diretta. E schifo. Fa anche schifo, certo. Certo. E che ha avuto come protagonista il nostro programma una signora anziana veneta, dove si sa che in Veneto la virgola scappa facile. Certo. Dove una volta, purtroppo, Pippo non è riuscito a bipparla in diretta e ha sparato un porco. Ma quella è stata lei. Noi non abbiamo mai bestemmiato in diretta. No, forse cioè è successo una volta, ma per errore. Anche tu. No, io no, no, lì è passato in una scenetta. Anche grosso. Vabbè, ma ragazzi, 25 anni. Sì, però cioè, voglio dire, adesso facciamo due passi indietro. Sì, allora, il nostro programma ha sicuramente dei tratti eccessivi, per certo, la quale ma anche tanta roba buona. Certo. Tant'è che ci sono 4 milioni e mezzo di persone che ci vogliono bene. Esatto. Per un motivo. Perché sanno leggere tra le bestemmie, capito? No, è perché comunque siamo mainstream, cioè siamo un programma che fa. Sì. Non si fa problemi. È come se tu devi premiare Giuliano il pompiere e dici: no, però una volta si è bruciato, non è un buon pompiere. Infatti, dopo 40 anni di carriera, capito? Cioè, no, ma succede. Io penso che questa cosa faccia incazzare più che a noi, gli ascoltatori, alle persone che ci vogliono bene. Tra l'altro, siccome io non ho mai fatto questa cosa, perché a me della Lucarelli interessa veramente niente, non mi è mai piaciuta come persona. Io, dopo averla vista prendere a testate il telefonino di un dissidente che non si voleva vaccinare, ha preso proprio il suo telefono, si è tirato in faccia. Wow. per far vedere alla che erano staffelle. Persone aggressive. Io da lì ho detto: ma dai, ma per favore. Comunque ho fatto un po' di ricerca e neanche lei è proprio uno stinco di santo. Già. Ho trovato un po' di articoli. Questi sono articoli che sono online. Allora, Repubblica di Panama. Selvaggia Lucarelli condannata a Panama a 6 anni e 10 mesi di reclusione per diffamazione aggravata e truffa. Questo c'è scritto sui giornali. Corriere del Giorno. Tra l'altro. Selvaggia Lucarelli condannata per aver diffamato Sandra Murri sui social network. Poi, Selvaggia Lucarelli, ho fatto violenza a Belen con il video hard, ero stupida. Selvaggia Lucarelli condannata per diffamazione, aveva attaccato Sandra Murri sui social. Poi, Selvaggia Lucarelli condannata per insulti, licenziata Livorosa, fatti una vita. Barbara D'Urso diffamata, condannata Selvaggia Lucarelli. Selvaggia Lucarelli pubblica su Facebook un falso su Repubblica.it, poi lo cancella, non chiede scuse e si difende ironizzando. Il corso di giornalismo di Selvaggia Lucarelli è a 150 euro. Potrei andare avanti all'infinito, quindi voglio dire, non sei uno stinco di santo. No. Non stare a giudicare chi ogni tanto può fare uno scivolone con un programma abbastanza delicato come il nostro, perché lo zoo, come abbiamo già detto mille volte, è un programma eccessivo, 24 ore su 24, noi siamo persone eccessive. No, però fa incazzare il fatto che noi comunque ci facciamo il culotto ora al giorno per portare un programma che ha una qualità enorme in quello che facciamo. No. Quindi non puoi giudicarlo solo così, sommariamente. No, perché questa è pura diffamazione, cioè questa è proprio diffamazione. E godiamo sulla diffamazione. Certo. Abbiamo costruito una carriera sulla diffamazione, facendola e ricevendola. E non ce ne frega un cazzo. Il problema è che questa persona, evidentemente, essendo un po' sola, ha bisogno di sfogarsi sugli altri. Troviamole un fidanzato. Aiutiamola a trovare un fidanzato. No, allora, non penso che questo sia il focus. Il focus è che lei sguazza nella polemica. Sì, e gli dà visibilità. Vabbè, comunque, ci penseranno gli avvocati di Mediaset. No, penseranno gli ascoltatori, secondo me. Infatti, sono loro gli ascoltatori dello Zoo di 105. Sono tutti avvocati, lei non lo sa. Sono avvocati di Mediaset. Comunque, il nostro Francesco Margioni, fra post con trompembande. Drink e plots. Non sono mai riuscito. Io non so come si possa creare una pagina Instagram con un nome impronunciabile. È fra pros docketon. Sì, la pros docketon in greco antico era la sorpresa, no? L'elemento imprevedibile. Apros docketon. Ma anche i greci a un certo punto hanno detto: non riesco a dire. Cambiamo la frase. Mettiamo imprevedibile. E infatti si sono estinti. So che ha preparato un dissing, quindi lo sentiamo. Prego, Pipuzzo, andiamo, vai. Selvaggia Lucarelli, a parte che io non ho mai capito che cazzo fai nella vita e chi cazzo sei, cioè che titolo hai. E ha scritto: Marco Mazzoli dello Zoo, il programma che bestemmia. Cioè tu sintetizzi 25 anni del programma più ascoltato in Italia dicendo che noi bestemmiamo. Ma dove cazzo l'hai sentita sta cosa? Le bestemmie non passano in onda. Ma che cazzo vuoi? Beh, d'accordo, Selvaggia, mi sembra che me lo stiano chiedendo a gran voce, quindi è arrivato il momento di un nuovo dissing. Vai, Tony. Chi è Tony? Chi è
Tony. Di nome ma non di fatto, selvaggio adesso sei dentro allo zoo. Selvaggio hai fatto uno sbaglio, noi siamo veri milanesi. Prendi a multa il ghisallo, hai abbandonato Pappalardo e mo che Pappilardo. Volevi solo un occhio addosso, hai scelto quello di Sauron. Per Lambrogino hai scritto solo grandi bla bla bla. Spari stronzate come me se faccio fifuffa. Finta buonista, comunista, scassi gli zebedei. Per 4 follower in più ti tatueresti il 666. Ora non generalizzare, trova un vero lavoro. Non nominarci, manda il tuo CV allo zecchino d'oro. Noi siamo selvaggi per davvero, ma abbiamo un grande corazon. Ti ho trovato anche una rima col mio nome, fra Prostocheton. Si è automarchettato. Basta, fine. Non, proprio, già troppo. Infatti, gli ascoltatori dicono: ma gli dai anche retta? Vabbè, oh, ragazzi, era giusto. Cioè, a me sta sul cazzo sta cosa. Però hai toccato il tuo bambino. Non no, a parte aver toccato il mio bambino, ma noi abbiamo fatto anche un sacco di belle cose. Perché non ci nominano mai per le cose belle che facciamo? Adesso le faccio del male io, Marco. Allora, non guarderò mai più ballando. Ecco. Oh, bravo. Così impara Luca, hanno perso un telespettatore. Voglio vedere la Carlucci poi. Va bene, allora ci sono un po' di notizie di cui volevo parlare oggi. Una è: in Italia la password più usata non è più 1, 2, 3, 4, 5, 6. No! Allora, scusa un attimo. Ci siamo evoluti. Intanto, ma le password non dovrebbero essere segrete? Cioè, come fanno ad aver fatto un sondaggio per sapere quali sono le password più utilizzate? Sai che ci sono milioni di hacker in difficoltà adesso. In Italia la password più usata nel 2023 non è più 1, 2, 3, 4, 5, ma 6, ma è admin. ADMN. Sì, amministratore. È l'abbreviazione di amministratore, admin. Sembrano le password temporanee che ti danno a 105, no? Quando ti cambiano la password. Oh, ti ho messo una password. Posso dire una cosa da vecchio? Prego, sì. Prego. Sto mondo di password mi ha rotto i coglioni. Ma è tutto così. Cioè, come quando cambi il telefono devi mettere 64.600 password diversi in 3.600. Che poi non dovrebbe memorizzarle sto cazzo di telefono. Sì, alcune. Allora, quando tu fai il passaggio da un telefono all'altro, lui ti chiede quali applicazioni vuoi che mantengano la password. Però ce ne sono alcune, tipo le app della banca, che non lo fanno perché potrebbe essere stato rubato il telefono. Quindi devi rifarlo da capo. Sì, aspetta, se non hai la casa domotica, se non la sei fottuto. Eh beh, ma ricordiamo che Paolo Noisa ha la casa domotica e il frigorifero trasparente. Tutte. Il frigorifero danzante. con Alexa, che tra l'altro siccome Alexa ti sussurra delle cose di notte. No, poi aspetta, Alexa è un sistema meraviglioso che non ha la multicasa. Quindi se tu hai due appartamenti e un solo Alexa, devi dare dei nomi diversi alle stanze. Ah sì? Quindi in America è bedroom, in Italia è stanza. Ah, perché tu hai uno solo e lo usi per tutte le case? Sì. Oh madonna. Quindi ogni tanto parte della musica latina manetta a Scandiano alle 4 di mattina con Mark Anthony. E dici: no, basta, siamo a Miami. La stanza a letto devi chiamarla chiavatoio. Sì, wow, così te la ricordi. Chiamatoio. Mangiatoia per la cucina. Mi sa che Paolo non chiama più comunque ultimamente. È cambiato, non è più la stessa persona. È ascetico. Lavora tutto il giorno, scrive. Lo chiamo. Diventato intellettuale adesso. Black Mirror lo chiameremo. Perché metto gli occhiali da vista. Io. Black Mirror. Lui ha anche lo specchio nero. Lui c'ha lo specchio fumé, tutto nero. Ma perché? Ho preso anche gli elettrodomestici neri adesso. Va bene, poi c'è un'altra notizia invece, perché qua ci servirebbe. Super Enalotto, centrato il 6 a Rovigo, jackpot da 86 milioni di euro. Chissà cosa ha detto quello che ha vinto Rovigo. Selvaggia! Selvaggia ha detto subito. Immaginati la scena, quelli che ce le tirano fuori, però non è colpa nostra. Allora senti, caro ascoltatore di Rovigo, sicuramente sei un ascoltatore dello zoo. Ti dico subito una cosa, dammi la base convinzione, poi Pippo mi dai una mano che sei marchettaro. Allora senti, 86 bombe sono tante, non ci devi pagare le tasse, vero, su quelle all'origine? Sì. Quindi è un meno un 30 almeno. No, 20% la ritenuta. 20%. Vabbè, diciamo che ti rimangono puliti quando hai dato i soldi ai tuoi parenti. Un settantello ti rimane pulito in tasca. Un 100 a testa allo zoo? Un 100.000? Beh, cazzo, dai, poverino, non è che gli puoi portare per amicizia, dai. Ma no, vabbè, ma così no, è sbagliato. C'è una bella radio di Miami in vendita, molto bella. Con un palo proprio
Un palo a lui per la radio, a me un 100 mi bastano. Un Kimco? Non lo vuoi un Kimco? No, basta, quante cazzo le voglio? Dove li metto? A me serve un 100 per fare il garage. Un cosa? Un 100 per il garage, non so dove metterle. Ah, un 100 per il garage? Sì, sì. No, ma senti, ma Fabio, per favore, aiutami, perché quest'uomo qua non ce la fa più. Allora, ha più moto che capelli. Sì. Si stava lamentando ieri che non ci stanno più nei due garage che ha preso. Sì, a Scandiano, in affitto. Sì, sì. Vorrebbe comprarsene uno. Se c'è qualcuno che gli presta un 100, secondo me si perché... compra sto cazzo di garage. Secondo me, come sempre, lui ha sbagliato la prospettiva, perché il garage è un palliativo, è una soluzione temporanea. Secondo me lui dovrebbe provare con la trincea. Se costruire è pieno di regolamentazioni, mentre scavare è una cosa libera, nessuno può impedirti di scavare. Quindi lui dovrebbe seppellire sotto con sono andati in un campo. Ma scusa, vedi il film Ritorno al futuro, il terzo, no? Dove ritrovano la macchina in una mina. Cazzo, bellissimo. Marco, comunque c'è lo stesso problema anche tu. Una miniera. Vorrei ricordare che qua sotto ci sono quattro macchine tue. E continui a comprare ferri vecchi pure tu, perché ti è venuta la scimmia. L'altro giorno sei salito con l'ansia. Speriamo che non vedano che ho messo quella macchina nel posto dei disabili. No, non è vero. No. C'hai quattro macchine buttate. Non è vero. Ma sono disabili, no, Marco. Dai. Ma non è vero. L'ho messo in Lamborghini. Aspetta, lo difendo. No, allora, è interno qua del garage e non ci sono disabili del palazzo. Non è vero. Non è il classico posto interno. No, è il posto libero che c'è per carico e scarico merci. Sì. Disabili. È di fianco. Adesso vado giù con la telecamera e vi faccio vedere. E comunque non è vero, l'ho messa nel posto di un mio amico che è disabile. In Italia. Non è disabile. Che è in Italia. Allora ogni tanto gli scrivo: sei tornato? Lui: no, sono ancora. Ok, buono. Ma perché? No, vorrei fare una cena. Sì, ma il furgone di quello delle pulizie che sta girando dalla zona perché deve parcheggiare. Esatto. Marco, c'è un problema anche tu di spazio. Non so dove mettere le mani. Allora vedi che cazzo vuoi da me? Ho capito. Le mie sono mottine, sono più piccole. Ma anche i macchinoni. Anche tu, Marco, sbagli. Anche tu sbagli candeggio. Allora, siccome non c'è posto per terra a Miami, tu dovresti riempire la macchina di elio e poi le attacchi a un filo d'acciaio e le macchine galleggiano nell'aereo. Ti giuro che ci ho pensato a questa soluzione, ma è un casino. Poi mi sparano. Sai che in America sparano. Allora, Fabio, vedi, il mio problema è relativo. Perché comunque vivo in un territorio dove la terra c'è. Qui invece c'è l'acqua. Sabbia. Quindi per lui trovare un posto dove mettere le macchinette sottoterra non è possibile. È un problema. Magari quelli di Shark Tank hanno un'invenzione. Sentiamo, colleghiamoci un attimo. Vediamo un attimo. Vai, Pippo. Lo Zobi 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una babilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie. Gli imprenditori e i falliti. Arcimboldo è un 25enne pescarese trapiantato ad Oxford. Dopo aver conseguito col massimo dei voti la laurea in ingegneria molecolare, impossibile nella prestigiosa università inglese, è volato nel cuore dell'Africa per una missione umanitaria di 6 mesi, trovando anche il tempo di donare 8 litri di sangue all'ospedale per bambini molto emaciati di Malta. Molto. È proprio durante la sua missione nella culla dell'umanità che Arcimboldo ha realizzato un progetto che promette di debellare per sempre la fame nel mondo. Ma riuscirà a convincere il nostro manipolo di imprenditori coatti che hanno fatto i soldi scatarrando sui diritti dei lavoratori? Andiamo a scoprirlo insieme. Shark Tank. Salve a tutti, io sono Arcimboldo, neolaureato in ingegneria molecolare impossibile. Ehi, chi è che ha fatto la pernacchia? Mi perdonate? Parti del pido, io le scuse. Ah no, pensavo fosse rivolto a me, ci sarei rimasto male. Abbiamo mangiato il dodo a pranzo. Ah, e il dodo gonfia. È estinto? No, per voi. Sismo. Vabbè, comunque sono ingegneria molecolare Oxford. E chi se ne frega? Io ho fatto 8 anni all'ITIS di Rozzano, ma mica vado in giro a vantarmene, pirla. Tra l'altro non c'è neanche l'ITIS. Credo l'abbiano truffata, non ha studiato. Comunque, caro Martin Boldo. Martin Boldo. Quello. È quello che metteva facevi i quadri con la frutta.
credo di essermene ficcato uno nel culo con la forma di banana. No. Nel mondo delle imprenditorie e della laurea non c'erano niente, sono pezzi di carta, non valgono un cazzo. Quello che conta è la voglia smisurata e passionale di sfruttare il prossimo, di guadagnare sulle disgrazie altrui. Se lo mette dentro il melone. Mi saluta Peppino. Ben detto, collega, ben detto. E la bamba, non dimentichiamoci la bamba. Guardi qua, guardi le narici, guardi. Figa, c'è ragione. Bene, Arcimboldo, che hai fatto il professionale a Oxford, dici quale sarebbe la tua idea geniale imprenditoriale? Adesso vi stupirò, ecco, io ho inventato questo. Cos'è? Ma sta uscito pazzo, però. Ma scusi, glielo dico a rischio di sembrare offensivo. Tu sei un coglione. Bravo, forse è il fatto che mi dia questa confidenza dandomi del tuo. Ha ragione, voi siete dei coglioni. No, questo è plurale, io sono singolo. Due coglioni, infatti, sono a coppie. Questo è il forno a microonde. Il forno a microonde è stato inventato dall'uomo di Neanderthal. A parte no. Che non è vero. Però, no, questo non è un forno a microonde. Questo è gesuficatore. Gesufica cosa? Un gesuficatore. Un apparecchio in grado di moltiplicare i pani e i pesci. Osservate, infilo una pagnotta nel gesuficatore. E 3, 4, 5 secondi. Voilà! Ecco 12 pagnotte, incredibile, vero? Sì, incredibile come la legge che ci impedisce di ammazzarti seduta state. Ma che cazzo è? Ma poi blasfemia, Gesuficatore. Gesù associato alla ficca. Essi sono coglioni. Addirittura così. Essi, che voi era poco. Plurale maestatis? No, plurale di sto cazzos. Spagnolo. Ma non ha capito come funziona. No. Ma questa è la legge base dell'economia. Come? Io le vendo una cosa, lei la moltiplica per 12 e io i soldi come ce la faccio? Mettiamo che domani io che sono ad esempio il narcotraffico, no? Come? Io sono nel narcotraffico. Le vendo una pezzata, lei la mette nel giustificatore, viene fuori un netto. Scusi, lei con 50 euro fa il ricavatemi di 5.000 euro. Con gli uone. Lei è drogato, scusi. No, io vendo. Non con giù. Meno male. Mi faccio l'eroina. Pier Pompino egiziano è un figlio di papà che non ha mai fatto un cazzo nella vita se non ordinare bottiglie di champagne all'Hollywood per rovesciarle per terra prendendo in giro i poveri. Ecco. Suo padre, l'imprenditore Gianmaria egiziano, è proprietario di un'industria di metalli pesanti che riversa i propri rifiuti tossici nel Mediterraneo. Ed è proprio dal mare che Pier Pompino ha pescato la sua idea imprenditoriale. Ciao, io sono Pier Pompino. Ah, ma che bel nome. Che bello. Felice. Peccato per quel Pier. Bel nome no. Cioè, mi spiace per lui. Pier, lei è ancora qua? Eh beh, sì, siamo concorrenti. Vorrei vedere l'innovazione tecnologica del signor Fellazio. Lei ha proprio la faccia da coglione. Cretino. Comunque, già volevo chiamare così anche mio figlio, ma poi abbiamo scelto Gianmestro, che è un nome molto bello. Senti, Pier Pompino, cosa ci hai portato di innovativo oggi? Ottima domanda! Questo tonno che vedete è proprio la mia idea imprenditoriale. Vi presento il vibratonno! Il vibratonno? E cos'è? Dovete sapere che i liquami tossici che le industrie di mio padre scaricano nel Mediterraneo hanno provocato una mutazione genetica in una particolare razza di tonni, come questo che ho sotto braccio, il quale è diventato in grado di respirare fuori dall'acqua. La mia idea è allevarli in cattività per poi venderli come gadget erotici sfruttando i finanziamenti dell'Unione Europea sui materiali biodegradabili. Ragazzi, atroce, scusa. Una cosa atroce. Ma ancora qua sta. Ma tu immagina le file di persone come davanti al negozio della Apple. Con i tonni sotto braccio. No, la gente che fa la fila per infilarsi il tonno in bocca, in culo, nella vagina. È geniale ed è pure biodegradabile, cosa che mi ha detto lui. La vasellinità delle squame di pesce unita alla coda sbatacchiante e alla bocca boccheggiante fanno del vibratonno un perfetto strumento per l'autoerotismo. Bravo. Provate per credere. Ma guarda, dammene uno subito che voglio voi provarlo anche tu, cara. Ma cavoli, se voglio. Lo vuoi in culo? Vuoi provarlo anche tu? No, guardate, io sono per il sesso canonico. Bravo Pier Pompino, ci hai convinti? Ecco un assegno in bianco per iniziare l'allevamento dei vibratonni. Tu cosa ci metti, collega? La maionese. Si è tramite il culo. 6 mesi più tardi, Arcimboldo è tornato per una nuova missione in Africa, durante la quale si è ammalato di una malattia che ancora non ha neppure un nome ed è morto, dimenticato da tutti.
No. Pierpompino invece si gode i milioni e milioni di euro ricavati dalla vendita dei vibratonni, andati a ruba anche grazie a un testimonial d'eccezione. Jax. No. Il vibratone è una cosa eccezionale. Non è Jax, non ci assomiglia mai. Like a vibraton. Ciao, sono Laura Pausini. Ma no. È bello il vibraton, eh? E dove te lo metti? Nel culetto. Ciao, sono John Lennon. E anch'io mi fico il vibratono nel culo. Ma scusi, lei è morto. Ah, ma il tonno non lo sa. Ma che cos'è? La follia totale. Belle però, eh? L'intelligenza artificiale. Sì, erano uguali. Li ha fatti precisissimi. Ma scusa, J-Ax, l'hai fatto con la voce così? Sai che questo sarà il futuro. Ma perché no? Perché allora, mentre l'intelligenza artificiale clona tutte le voci, noi le facciamo estremamente diverse, sbagliate. Sì. E allora siamo fichi. Beh, sei bravo. J-Ax parla così. Così, non parla così. Parla... No, ti garantisco che non parla così. Allora! Uè, Odino! Ci senti? Mi sento forte e chiaro, sempre vi sto ascoltando mentre mi faccio un bel cannone per vedere il futuro. Mamma Ragnarok. Mi sono rifiutato di andare avanti. No, devi vedere la fine. No, io la fine. No, dico nella nostra parodia. No, devi andare avanti. Cazzo, c'è la battaglia. Non è ancora. Non mi devi togliere questa soddisfazione. La battaglia. La battagliona ci vuole. Cioè, la battaglia di Ragnarok. La battaglia è così, guarda. Sussiste in questa scena. Allora, arriva lui che c'ha il martello, che è l'arma più potente del mondo. Quindi, di fronte a quell'arma lì tu sei fottuto. Gli altri sono in tre, di cui due nani fanno gli occhi languidi. Lui si sente in colpa, dice: mica io con un colpo di martello li ammazzo tutti. Lo mette per terra, metto tutti gli armi per terra, finita la battaglia. Cioè niente, neanche uno scontato. Poi nella sua mente malata la battaglia avviene mentre sta facendo il diploma. Esatto, perché è pazzo. Eh sì, perché ormai lo sanno tutti, no, che il finale possiamo dirlo, il finale. Sì, dai, ormai sì, dai, il finale praticamente che lui si è immaginato tutto, che non sta in piedi mai, è uno psicopatico, ma non sta in piedi mai. Sono norvegesi però, Marco, cioè, ma dai, ma non è possibile. Allora, una roba del genere stava in piedi se tutto il film era girato dalla sua visuale. Esatto, cioè se lui era sempre protagonista in ogni cosa. No, ma dal momento però, in cui accadono delle cose dove lui non è presente, non può essere una sua fantasia. Io so che questa cosa sembra assolutamente poco credibile, ma ci sono dei forum dedicati al finale di Ragnarok. Certo. E c'è gente che ha speso paginate per cercare di capire. Allora, quello che mi sembra più verosimile è che tutti i ragazzi, ognuno a modo proprio, abbia immaginato questa incredibile saga che rappresenta il passaggio dalla fanciullezza all'età adulta. È per quello che non c'è solo il suo punto di vista, Fabio, ma anche quello degli altri. Questa è la più grande puttanata della norvegesi, storia. Allora, norvegesi. Hanno fatto la prima stagione, era una merda palese. Hanno detto proviamo a fare il colpo con Netflix, perché l'hanno guardata in tanti. Gli hanno dato 3.000 lire, l'hanno guardata in tanti e detto adesso che cazzo facciamo. Hanno fatto la seconda stagione, bene, che cazzo è andata bene, come la chiudiamo? E allora sono arrivati a metà della terza stagione, raga, finiamolo perché non sappiamo Paolo, più dove andare. Sono scandinavi, è gente che può passare due domeniche consecutive a comprare dei portatovaglioli. Ma non con è tutta vero. La famiglia. Ma sono scandinavi, si rompono i coglioni sempre, non hanno mai niente da fare. Cosa ma fai? Cazzo, ma guarda le altre serie. Ma mi hanno fatto una violenza. Cioè, potevo andare avanti all'infinito. Fai delle battaglie, fai che cazzo vuoi. Il sermone. Ma hanno rovinato la vita. Beh, dai, il protagonista non era credibile. Era diventato anche quando, bello. Quando diventa sexy, che fa. Barba. Sì, vabbè. Che va a fare l'amore con la... Beh, però quando si ficca la maiala ci sta. Beh, vedi, ma hanno messo anche quell'ingrediente, era bello. Ah, il fatto che il brutto a un certo punto potesse... Si chiama la ficona. Eh sì, mamma che schifo. Comunque, va bene, per dimostrare che lo zoo non è solo bestemmie e mascolinità, ma anche parolacce, abbiamo anche un blocco dedicato alle donne, perché noi spesso mandiamo in onda sì uomo. Certo. Abbiamo pensato che per la par condicio fosse giusto fare anche sì donna. Esatto. Quindi un blocco dedicato a voi con le mammellone, prego Pipuzzo. Sei andata nello spazio. Sei diventata presidente del consiglio. Sono una donna! Hai impugnato le armi in guerra. Hai fatto i figli da sola. Sei forte, emancipata e libera. Come l'aria! Ma davanti a un mazzo di fiori gliela darai sempre. Parlano di scarpe, parlano d'amore. Parlano di vacanze, parlano di cuore. E allora rivendica la tua libertà di non lanciarti col paracadute anche in quei giorni. Sì! Fatti venire il cattivo umore perché non ti piacciono i tuoi capelli. Rompi i coglioni. Sì, donna! Brava.
Se hai capelli ricci, stirali. Se hai capelli lisci, arricciali. Non essere mai soddisfatta dei tuoi capelli. Per mai. Mai. Sì, donna. Non perderti una puntata di Temptation Island. Ma se te lo chiedono, di che lo guardi solo perché non ti funziona Netflix. Sì, donna. Se guardandoti le tette lui intona alle fattorie, tu rispondi sì, donna. Compra quella piantina bisognosa del tuo amore e piena di deliziosi fiorellini rosa e guardala crepare male sul tuo davanzale. Sì, donna. Non entrerai mai più in quei jeans che ti stavano bene quando avevi 21 anni, ma tu tienili nell'armadio, esatto, in attesa del miracolo. Prima o poi. Sì, donna. Mamma mia. Se dopo una sontuosa scopata ti chiede il 5, tu daglielo, ma in faccia. Ecco. Sì, brava, brava. C'è un solo modo per fargli capire che sei incazzata. A qualsiasi messaggio su WhatsApp rispondi solamente ok. Sì, donna. Scegli preventivamente una tua foto di 20 anni fa per la lapide, per essere figa per l'eternità. Esatto. Sì, donna. Se provi un vestito e ti sta di merda, incolpa sempre le luci dei camerini. Esatto. Sì, donna. Quando finalmente incontri un uomo che ci tiene e che si preoccupa per te, definiscilo un sottone, ecco, e gostalo. Sì, donna. Usa il ciclo mestruale come scusa per non fare un milione di cose. Esatto. Sì, donna. Brava. Quando dovete scegliere il ristorante, digli decidi tu. E poi decidi tu. Demolisci sistematicamente quei coglioni dei suoi amici, ma diventa una iena se soltanto nomina una tua amica. Esatto. Sì, donna. Provati. Lamentati se il tuo partner non ti scopa come il protagonista di 50 sfumature di grigio. E poi scandalizzati se ti chiede il culo. Sì, donna. Assaggiare non fa ingrassare. Credici. E sì, donna. Esatto. Bellissimo. Dobbiamo fare anche Sì fluido. Eh beh, ci vuole. Si trans. Puoi scriverlo solo tu. Questo è lo Zodi 105, il programma che non piace. Vabbè. È il nostro mestiere, la spalla. Sì, è giusto. Sì, sì. Ci ho pensato dopo, mi spiace. Cosa? Metterti in che cosa? Difficoltà. Ma hai messo in difficoltà? No, ma non l'hai mai detto pubblicamente. Baciami in bocca e risolviamo così. Dai, vieni qui. No, mi tira la maglietta che poi mi sgualcisce. Sono io. Sì, fluido. Sì, fluido. Ragazzi, sono rimasto da solo. Paolo è andato a fare la cacca. È andato a fare la cacca. L'eccesso nero? Con la carta nera. È là che sta pitturando il water di nero con la carta igienica nera. È così lui, è così, lo sai com'è. Mi guarda e mi fa: mi sa che devo fare la cacca. Dico, stiamo andando in onda, devo fare la cacca. È andato. È andato. Senti, c'è un'ingiustizia in corso. Allora, Ken, sai che il film Barbie ha spopolato, è piaciuto tantissimo, ha fatto discutere. Molti dicevano che era pieno di luoghi comuni. Beh, è un film sulla Barbie. Vabbè, cioè, però non è Oppenheimer. Aveva un po' un messaggio. E il Ken, devo dire che lì ha avuto il suo ruolo importante, certo, no? In realtà, allora, il fidanzato di Barbie non riesce proprio a farcela da solo. L'ultima disfatta è arrivata dalla National Toy Hall of Fame di New York, che ogni anno accoglie i giocattoli più popolari. Ken stavolta ci sperava davvero. Dice, cazzo, abbiamo fatto il film dopo su il Ken film. Invece no, un cazzo, non se l'ha inculato nessuno proprio. Zero, proprio. Sì, ma scusa, Marco, già? Allora, porca miseria, che pizzo. No, che aspetta, scusa, però. No, però perdonami, ci hai messo troppo poco, le mani sono sporche di feci. No, no, sono bagnate. No, che schifo! Sono bagnate di feci. Si è lavato il culo nel lavandino? No. Scusa, no. Non ho detto niente, ha fatto tutto lui, Fabio. Sei andato di là a fare la caccona. Sei andato a fare la caccona. Ha fatto i bisognini. Ha fatto i bisognoni. Bisognini. Ma scusa, Marco, ma perché non gli metti la sabbietta in studio?
Guarda Fabio che il bagno di qua l'hai visto. Stiamo parlando, più o meno sì. Stiamo parlando di Ken, niente, scartato Ken anche stavolta. I votanti preferiscono le figurine del baseball rispetto a... Però scusa Marco, adesso io non vorrei essere troppo radicale, ok? Ma tu mi devi presentare una persona che nella vita ha giocato con il Ken. Io? Tutti. Cosa? Ma chi ha giocato col Ken? No. Cosa fai col Ken? Perdonami, allora Barbie era la protagonista, però Barbie funzionava se c'era il Ken. Cioè, no. Scusami. No. Era il Ken che funzionava perché c'era Barbie. No, non cominciamo con sta storia. Scusate, però io sono cintura nera di Big Jim. Oh, appunto. Big Jim è un'altra roba. Big Jim è duro come il muro. Non faceva parte del Barbie mondo. Esatto. Però il Ken era un soggetto ideale per i calci volanti. Il Ken era quello che Big Jim massacrava sistematicamente in tutti i modi. Scusa, possibili. Ma Big Jim non c'entrava niente con la Barbie? No, erano due pianeti diversi. Non abitano neanche nella stessa città. Quindi per questo che non era protagonista nel film di Barbie, cioè non esisteva. È un altro mondo. Ok, il Ken non esiste, però scusa, il Big Jim. Ma il Ken era funzionale a Barbie, cioè Barbie non serviva a niente. Ma non è vero. Ma che fidanzato è che non ciulano su? Vabbè, questo ve lo dici. Non ciulano perché non c'avevano le parti intime. Il Ken era l'autista di Barbie, il cameriere di Barbie, il maggiordomo di Barbie. Un accessorio di Barbie. Il capotreno di Barbie. Ragazzi, ma è una roba sessista proprio. È orribile. Nel mondo dei sogni, infatti, dove non ma nel mondo dei sogni cosa? Scusa, lo schiavetto c'aveva la stronza. Ma scusa, ma tu devi trovare il fidanzato. Letizia, Ken accompagnava Barbie a comprare i vestiti e non si rompeva i coglioni. Sorrideva mentre lei si provava le gonne. Il mondo ideale. No, non esiste questa cosa qua. Esatto, ragazzi, non esiste. Ken non aveva la macchina, non aveva i vestiti sportivi. Usava la macchina di Barbie. I vestiti ce li aveva, ce non aveva un sacco le armi. Ma quella era Big Jim. Noi allora abbiamo comprato un Ken apposta fra amici, un Ken. Uno solo. Che gli facevamo anche i buchi delle coltellate. Ma perché? Poverino. Era proprio devastante. Era bullizzato. Sì. Voi avete bullizzato il Ken. Sangue finto. No, nuova vita Ken, poverino. Marco, deve essere sepolto. Via, basta Ken, togliamolo. Ken è un merda. No. Mettiamo Shamira, l'amica lesbo di Barbie. Interessante. Ci sarà. Ken arti spezzate. Adesso siate sinceri però, tutti, mi rivolgo agli ascoltatori. 342 41 15 105. Quanti di voi col Pongo o col DAS gli hanno fatto il cazzo? Ma ragazzi, io ogni volta che tagliavo i capelli li tenevo, facevo anche i peli pubblici. No. Cioè, c'era una perfezione. Col print, con la colla print, quella ero stick. Anche molto bravo. Il pene che gli ho fatto al Big Jim era anche colorato, l'ho anche dipinto. Addirittura. Creato la vagina nella barba. Quella me l'ha fatta mio nonno con la sigaretta accesa, con la Lidl ha fatto Che scena, madonna, che approssimazione. Sono un po' diretta mio nonno. Vabbè, ci colleghiamo con l'asciugone palanca. Sentiamo oggi di che cazzo ha bisogno. Andiamo, vai. Lo Zoo di 105 presenta l'asciugone palanca. È pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo, una cosa di un attimo. Guardi, io ho un problema col mio robot aspirapolvere Roomba, perché praticamente ogni volta che apro la porta di casa cerca di scappare, di andarsene, cosa può essere? Non ho idea, guardi. Mannaggia. Perché le spiego? Praticamente io non ce l'avevo bisogno di queste benedette aspirapolvere, perché cosa vuole? Io, mia moglie Teresa, viviamo in 58 metri quadri, oltretutto mansardati, quindi può capire quanto pavimento dobbiamo pulire. Diciamo da qualche giorno, da qualche settimana, ogni volta che apro la porta di casa il robot Roomba cerca di scappare, di andarsene via, capisce? Io manda un WhatsApp, le mando un link della casa madre dove è possibile richiedere assistenza. Cos'è? A meno di due anni, meno di due anni, sì, meno di due anni. Se no non posso aiutarla per telefono.
telefono, perché deve compilare, lo faccio fare da, da suo nipote. Nipote, sì, sì, adesso ce lo chiedo se me lo fa lui, però le spiego, io e mio nipote in questo momento non possiamo parlarci perché lui si trova a Canberra, perché le spiego, mio nipote ha preso questa laurea in entomologia. Però mi faccia chiamare da qualcun altro, perché se poi scade la garanzia, sì, è un peccato. Anche sulla garanzia ho un piccolo problema, perché le spiego, io tenevo tutte queste garanzie, sono una persona tendenzialmente ordinata, al contrario di mia moglie che fa un casino, che mette tutto. Io metto tutto in queste cartellette belle precise, ma... vedo questo schedario, uno schedario di metallo, che, diciamo, io sono appassionato di roba vintage, lo peso, era un vecchio schedario militare degli Austro-Ungari. Ho capito, capito, però, capito, ascolti, se non trova la garanzia è un, sì, problema, perché riparare queste cose qua non costa, è difficile, che difficile. Cosa fa? Sì, 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 ma ho capito, ma non... è importante che trovi la garanzia, sì, poi mi fa chiamare da qualcuno che spiego come fare ma io la garanzia ce l'ho, le stavo spiegando che le tengo tutte ordinatamente in questo armadio austro-ungarico, però purtroppo abbiamo avuto un problema con questi insettini della carta, non so se ce l'ha presente, sono tipo, si chiamano pesciolini d'argento, ma in realtà non sono pesci, sono degli insetti che mangiano la colla. È importante che ci sia, sì, è indifferente. Sente, E allora dai, mi faccia chiamare, e spiego come fare. Ma è molto difficile, perché come le stavo spiegando poc'anzi, prima che mi interrompesse, mio nipote in questo momento si trova a Canberra per compiere degli studi universitari su questi ragni velenosi che ci sono solo in Australia. Sa che l'Australia è un recettacolo di bestie velenose. Guardi, io capisco tutto, però non è che posso stare al telefono a continuare a parlare di queste cose. Se lei mi fa chiamare da qualcun altro che può utilizzare WhatsApp o internet per poter arrivare, allora, diciamo, la richiesta di assistenza, io ben volentieri le do loro le istruzioni, siamo qua al telefono senza concludere nulla. Ok, allora mi mandi una mail, così le do il link dove poter richiedere, diciamo, la riparazione in garanzia. Devo usare la PEC? Perché le spiego? No, non mi fa spiegare. Che si avviene in modo molto semplice, è assolutamente inutile. Quanto parla lei, però? Perché le spiego? Il mio amico Vittorino, che lavora in foto, quando sono andata a fare la posta prima, mi ha detto: Angelo, ti faccio anche la PEC. La PEC che serve per vedere dove serve poi per i documenti ufficiali. Ma che battaglia! Ma cosa vuoi? Ce l'ha la nostra mail. No, se me la dà, prendo un appunto. Ok, va bene. Allora, care. Cromo, Ancona, Roma, Empoli. Cromo? Che cazzo di città è Cromo, scusi? No, allora, Cromo, Ancona, Roma, Empoli. Cervice. Ma non potete farle in italiano punto? Queste robe, scusi. Ma sempre queste cazzo di parole in inglese, non ci si capisce mai. Care, cervice. Allora, care, cervice. Pronto? No, aspetta, che ho capito io qual è il tuo indirizzo. son.of.de.beach, figlio di una bagascia, chiocciola@gmail.com. Palanca. Sì, pronto? Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione. Non la sento, signora. No, sono un uomo comunque. Allora, io non la sento, bisogna che richiama. Richiami, se mi usa i congiuntivi, per favore, che mi dà fastidio quando parlano l'italiano a modo proprio. Anche già oggi il balle che mi fumano stamattina. La richiamo subito. Scusi, chi è lei? Buongiorno, mi scusi, sono Angelo Palanca. Avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo, se mi può dare una mano. Per cosa, Palanca? È per il Rumba, c'ho il Rumba. Il Rumba non lo ripariamo. Arrivederci. Cazzo, ma scusi, mi diamo un aiuto. Senta, lei le parolacce? Le va a dire a qualcun altro? Ma scusi, ma lei mi ha trattata pesci in faccia. Io non l'ho trattata pesci in faccia. Io ho detto che non sentivo. E lei comincia a dire giù dalle bestemmie. Ho servito messa fino a 31 anni. Allora, se ha servito la messa fino a 31 anni, continui, magari potrebbe diventare più gentile. Sì, ma io sono quelli che sono una persona notoriamente gentile. Va bene, la saluta, lo sanno tutti. Questo è il modo di trattare la clientela. Farò una pessima recensione. Non finisce qua. Da trattare male le persone anziane. Ma pensa un po' te. Anziane? Non so che cosa vuole. Se avessi avuto la cortesia di ascoltarmi mentre le stavo sottoponendo il mio problema, invece di liquidarmi così come un scemo qualsiasi, saprebbe chi sono e avrebbe un altro rispetto. Allora senta, lei mi comincia a parlare di palle, di rotture di palle. Che cosa le devo dire? Ma non è mica colpa sua, ci potrà avere dei giramenti di bellino per gli affari miei. Mica detto che è colpa sua. Sicuramente lei avrà degli affari suoi, le sembra un modo di parlare? Deve dire le palle, me lo viene a dire a me, scusi. Non lo so, lei non ci girano mai le palle, abbia pazienza. Ma cosa c'entra? Se uno gira le palle non lo viene a dire a una persona che sta parlando al telefono. Ma lei mi ha trattata pesce in faccia. Comunque la saluto, arrivederci. Guardi, mi sta liquidando, è così che si fa. Voi le sto liquidando, che cosa le devo dire? Ma io mi dia una mano, le ho chiesto un'informazione, mi scusi se mi ma sta. Ma io non lo so chi la fa la rumba, deve sentire
la rumba, sì, valzer alla mazurka adesso, il rumba, non la rumba, l'aspirapolvere, no, l'aspirapolvere, l'aspirapolvere, il rumba, non so chi fa assistenza. Ecco, bastava dire questo, essere un minimo gentili, invece lei mi ha trattato a pesci in faccia. Buongiorno, buona giornata. Buona giornata anche a lei, quando c'ha le mestruazioni sono intrattabili, verrà la menopausa, così imparerà a essere più cortese al telefono, brutta stronza. Niente, rumba, dai, ti apro la porta, aspetta un po'. Vai rumba, vattene a fare il culo, vai, ci vediamo sulla orella. Comunque, allora, è arrivato di tutto sui Ken. Uno dice: io ho tagliato il pelo al moncicì di mia cugina e l'ho attaccato alla sua Barbie. Wow, ispida. Col pennarello rosso ho fatto i capezzoli e ho creato Barbie peli di fica. Inutile dire che si mise a piangere Andrea da Genova. Ma passiamo al numero di questa persona agli inquirenti, Marco, perché secondo me è nella sua cantina. E poi c'è il messaggio proprio che conclude il discorso sul Ken e la Barbie. Ken è il Fedez della Barbie. C'è una certa analogia. Sì, eh. Cari ascoltatori, è arrivato il vostro momento. Quello che vi farà giocare al Vinci che hai vinto. Yeah. Mandate un messaggio al numero WhatsApp 342 41 15 105 con il vostro nome e numero di telefono. E il più veloce verrà massacrato da tutti noi. Noi siamo uno star. Potrà cacone, eh? Che cazzo fai? Fate la caccona. Fate la caccona. Mi stiamo andando qua. Fate la caccona. Sì, ho fatto la caccona. Vai via. Abbracciami. No, con le manine. Siamo fratelli, no. Dai. Non siamo fratelli. Dai, vieni qua. Fai schifo. Dammi un bacio, dai. Ma che bacio? Fai siamo, schifo. Siamo amici, dai. Vai via, non siamo amici. Mi è arrivata la concia. Ma perché tutte le volte? Perché tutte le volte, Marco? Tu lo accechi, lo ciclopi con la tua goccia di urina. Mi manca l'aria. Ma non c'è bisogno di togliersi le mutande per fare la radio, Marco. Vabbè. Era così la giovialità. Madonna, ma cosa c'è? Cosa c'è? In bocca? O nell'occhio? In bocca. Occhio bocca. Occhio bocca. Occhio bocca. Sare, sare, lady. E tu andavi in giro con la Renault GT Turbo con Juicy. Sorry, sorry, lady. Poi sono io quello strano. Cambio! Abbiamo fatto 5 minuti di buon umore, di allegria. La stronza di Selena Gomez. Cerco il cazzo, cerco il cazzo, cerco il cazzo, cerco il cazzo, ma va! Sai che c'ho voglia, di mangiarcela Sharon Zampetti adesso. Quella dei ragazzi della terza C. Che bella che era lei. Come si chiama l'altra invece dei ragazzi della terza C? Quella Mora. Benedetta, Benedetta. No, la Mora, l'attrice, che poi ho conosciuto anche. Bellissima. Non era dei ragazzi della terza C, era di college. College, come si chiamava lei? È stata anche Miss Italia. È stata Miss Italia, è vero? È vero. Sì, sì, sì. Mori. Claudia Mori. No, Claudia Mori. No, ma è Mila Moric, no. Marrakesh. Marrakesh. Butto nomi a caso. Com'è che si chiamava? Federica Moro. Federica Moro. C'era Federica Moro. Che bella, mamma mia. Ma... ragazzi, della terza C, qualcuno ce l'avrebbe dato alla, comunque, alla rossa. Sì, Benedetta, dark. Io tutta la vita. Sì, sì. Comunque, ieri sera ho fatto un ragionamento con mia moglie mentre eravamo sul divano un po' ubriachini di vino. Sai quando sei allegro, no? E abbiamo scelto di guardare un film, sai, i film del cazzo americani sul Natale, sì, no? E un film vecchio, tra l'altro, degli anni, fine anni 90. E pensavo che questa è la cosa che manca oggi, la spensieratezza. È vero. Cioè, noi negli anni 80-90, per questo che continuiamo a dire, ah, che bel periodo. Perché non c'era, non eravamo continuamente colpiti da sti cazzo di social che ci fa vedere solo roba negativa. La gente è cattiva, sente l'esigenza sempre di esprimere il proprio parere anche quando non è richiesto. E c'è tutta questa negatività nell'aria. Invece in quel periodo lì c'erano le guerre, c'erano le cattiverie, c'erano le ingiustizie, i politici rubavano, ma lo sapevi meno. Tanto il tuo parere, il nostro parere, quello di tutti, non conta un cazzo. Cioè non conta niente, anche se tu dici, ah, che schifo i palestinesi, ah, che schifo gli israeliani, non cambia niente, la guerra va avanti e la risolveranno nel migliore o peggiore dei modi secondo le loro regole, quindi anche star lì tutto il giorno a incattivirsi, a litigare con le altre persone che la pensano in maniera diversa
diversa da te. Non cambia nulla. Cosa? Dimmi, no, dimmi. Hai perfettamente ragione, però io sono dell'idea che questo lo facciamo noi di questa generazione, perché i ragazzi non stanno tutto il giorno lì a guardare queste allora, robe. È la spensieratezza dovuta dall'età. Eh beh, ma il mondo eravamo in questo momento giovani. È ancora in mano nostra, quindi siamo noi a pilotare. Ma guarda ancora, che i ragazzi vivono meno i conflitti. Ad esempio, mia figlia ha messo Bin Laden nel presepe. No, però è molto inclusivo. No, però la spensieratezza allora, te la dava l'età, non è solo il momento storico. È ma l'età non è vero. Sì, un po' no, sì. Io sono parzialmente d'accordo. C'è, con c'è te. Tanta negatività no, nell'aria, comunque, c'è tanta paura c'è... sempre. Posso dire una cosa? Secondo me tu hai molta ragione, Marco. Perché una volta il film su Natale era proprio veramente il film dei buoni sentimenti, no? Sì, la famiglia sì. che si ricongiunge. Oggi il film su Natale, almeno uno muore di cancro. È vero, cazzo, è vero. Negli ultimi 10 film di successo sul Natale c'è una famiglia che si riunisce e qualcuno muore di cancro. È vero, è vero. E tu posso... dici, mica, ma prego. Anche a Natale, cazzo, ma facciamo una roba con prego, i regali, prego, la slitta. Prego. Vorrei rispondere anche alla Puccioni. Dimmi. A me dei giovani non me ne frega un cazzo. Lo so, come no, te ne frega perché li vai a far ballare. Sei boomer. Noi ci divoreremo questo pianeta. Bravo. No, delle fatto, cavallette cinquantenni. L'ho già fatto. E il vostro mondo sarà una merda. No. A me non me ne frega un cazzo. Vostro, a me. Io voglio che adesso i social mi facciano divertire a me. Che okay. A me se avete problemi psicologici. Secondo me c'è troppa informazione in generale, troppa roba, è un esatto. continuo. Allora, cerchiamo di gestire le cose per noi 50 Ma allora io ho deciso di fare una cosa. Scusa, intanto sei d'accordo sul fatto che comunque la gente commette reati orribili, certo. si ruba, i politici sono merde. Sono sempre stati così da anni, sempre, da quando è che ci lamentiamo? Da però lo vedevamo un po' meno. Andiamo a sfondare i server. Andiamo tutti insieme nella Silicon sei Valley. Sei all'udismo addirittura. Sì, sì, sfondiamo i server e fermiamo questo scempio. Tanto non serve a un cazzo. Cosa te ne fai? Cosa te ne fai? 300.000 follower, 400. Ma che cazzo te ne frega? Sfondiamo i server. Così sono contenti anche quelli che hanno 1000 follower. Allora, che soffrono nel vedere. Allora, c'ho io. Brondizziamo il mondo. Bravo. Brondizziamo il mondo, bravo. Usiamo tutto il telefono della Brondi. Allora. Brondi, se ce ne mandi 5, sì, aggiornati noi, già però. Sì, noi buttiamo gli iPhone, ve lo giuro. Oh, Pippo usa il Samsung. Buttiamo tutto e usiamo solo i Brondi. Sì, una cosa, sì, ragazzi, e Wender come fa? Vabbè, Wender. Scusate, io non uso Samsung, io uso QWERTYphone. Cioè, veramente, questo è un colpo basso della marchetta. Fai schifo veramente. Però è vero, anche i messaggi di una volta, tanto era un'illusione, i film con quei messaggi lì della bella famiglia, tutti felici che godono il Natale, tutte per dire cazzate. Erano tutte cazzate, certo. Però ti facevano stare bene, passavi quell'ora e mezza, alla fine la spensieratezza ce l'hai anche ascoltando lo zoo, certo. Siamo cinque deficienti in che onda, che bestemmiano, no, che bestemmiano, certo, cinque deficienti che sparano puttanate e si divertono ascoltando scenette, facendo giochi, scherzi, roba. E quella roba lì manca, quello. Quindi andiamo a sfondare i server di quei quattro figli di puttana miliardari nella Bravo. Silicon Valley e leviamoceli dai coglioni. Però basta. Prima salviamo i porno su una chiavetta, per favore. Sì, sono d'accordo. Pensate con anche te. A me, cazzo. Va bene, hai perfettamente ragione da vendere. Allora, giochiamo al vinci che hai vinto. Abbiamo Cecilia da Bergamo. Non è un nome da bergamasca, Cecilia. No, eh? 30 secondi, vai Pippo. Inizia il gioco dei giochi. Stronzate! A noi! Ci piace così! Vinci che hai vinto! Segui il tuo istinto! Vinci che hai vinto! Dite cazzate! Spinto! Vinci che hai vinto! Segui il tuo istinto! Vinci che hai vinto! Il gioco è bello spinto! Vedi, caro ascoltatore, dici puttanate. Dici, hai 50 anni ora, a 20-30 anni eri più spensierato. No, perché io a 50 anni sono pieno come un bastardo. Esatto. Mi sto togliendo dai, tutte le soddisfazioni. Ma è la verità, io sono pieno come un bastardo. Sono pieno come un bastardo. Mi sono comprato tutte le macchine che sognavo, mi godo la vita, faccio il lavoro che amo di più. Cioè, io dovrei essere nel momento più spensierato della mia vita. Non ho problemi. No, no, il mio problema più grande è Paolo. Vabbè, ma la radio di Miami, male che vada, mi metto in tasca altre bombe. Quindi che cazzo me ne frega? Fallo però, perché fallo. Sai, tutto il giorno se ho le chiese chiacchierone che dovevano comprare, poi non compro, cosa devo fare? Io sono l'unico rimasto uguale a 20 anni fa, ragazzi. Non me ne è mai fregato un cazzo e non me ne continua a fregare un cazzo. Ma che cazzo c'entra l'età? Con le mie passioni. Cioè, sono sano come un pesce, cioè veramente è un periodo meraviglioso la mia vita. Il lavoro sta anche andando molto bene. Adesso fatto si mette a piangere, sarebbe massimo. Comunque, Marco, la felicità non si analizza.
socializza, ma si vive. Oh, ma posso scherzare? Certo. Signora, no. Signora di mezza età, posso scherzare? Ma in quei giorni, Marco. Allora, stronza, visto che devi vendere la casa, quindi sei in disagio economico, spiegami. Non portare la tua tristezza. Figa, se sei arrivata al punto di vendere il tetto. Era una gag, ragazzi. Non arrivare alla prostituzione. Sei una miserabile, non è colpa. È un problema affrontarlo assieme. C'hai bisogno di un prestito, figa, basta. Come possiamo crowdfundizzare? Perché non emigri una volta per tutte? Vai in qualche paese dove c'è lavoro, la Svizzera. Con cambio favorevole, vai alle Tenerife. Beh, sentiamo invece se Cecilia da Bergamo sta bene. Buongiorno Cecilia, benvenuta nello zoo. Buongiorno zoo, grazie. Ciao, come stai? Bene. Ciao. Cecilia, quanti anni hai, bella? Quanti anni hai, Cecilia? 31. Ah, senti Ceci, quant'è che non fai un tampone, Ceci? Un tampone un po' di anni. La pulce nell'orecchio, sai, ma non so. Perché, scusa? È così, perché è tornato di moda il Covid. Ho detto, la voce un po' nasale? Ma perché ci stiamo avvicinando alle elezioni americane, devono io vi faccio una previsione, qualche mese parte un'altra mega pandemia, così ci distraggono tutti. E Cecilia è la prima, è paziente zero. Allora, Ceci, che shampoo usi per lavare il cane? Che cazzo c'entra? Ce l'ha il cane? È una domanda intima, ma non ce l'ho. Ce l'ho il cane, ce l'ho. Il shampoo. Con cosa lo lavi? Con cosa lo lavi? Lo lavo con lo shampoo. Lo svelto. Ma senti Cecilia, ma tu sei una di quelle che il cane lo lava nella doccia con te, tutti nudi e ti strusci, o lo lavi fuori con la canna dell'acqua? No, lo lavo fuori con la canna dell'acqua. C'è una bastarda. Senti, un'ultima domanda Ceci, diciamo, l'uomo completamente nudo ma con la cravatta è di tuo gusto o no? No, la cravatta è un po'... Niente, un po' allora non te la mando quella foto, dai. Niente, non riesce a piazzarla. Però c'è una voce... Sì, anche se una voce limpida che si possa scapire. Faccio la domanda. Tu su i tuoi social network posti gatti? Alberi? No, solo cani. Fai delle foto solo di mezza faccia, solo l'occhio? Vediamola, scusa, dacci il tuo indirizzo Instagram. Dai, dai Cecilia. Cecilia _ arriva. Ti chiami con il motoscafo preferito dei ricchi. _ arriva. Ma non sono io. Quale sei? Cecilia Rivas? No. Cecilia Rodriguez. Riva, no, non c'è. Ah, eccola qua, Cecilia Riva. No, ma, no, non sei tu, non sei tu. Cecerose? Non ti troviamo, non ti trovo. Non Cecilia, ti Cecilia? Cecilia _ arriva. Ma c'è, non ci sei. Ceci, c'è scritto Ceci. Bergamo Ragù. Non la trovo. Bergamo, la trovo, scusate la voce. Bergamo, sono io. Bergamo Ragù Budino Sfan. È bellina la faccia. Sì, sembra la figlia cosa privato. Sembra la figlia di Phil Collins. No, cioè non so. Non adesso ero libero. Allora, aspetta. Sembra Lily Collins, è carina. È bellina, sì. Sembra Sofì dei Me contro te. Bravo, sì. No, anche l'altro. Lei è lei contro l'altro. Aprilo così, almeno ti facciamo un algo mercato. Intanto giochiamo allo squiz. Attenzione, sigla, andiamo, vai. Quanto fate schifo ancora a parlare di quel finto Covid in 4 anni hanno preso in giro appunto, so quello che sto dicendo. Occhio, ho detto che adesso ripartono con la minchiata. Vabbè, comunque. Prego, dottore, prego. Allora, bella, la gente è stupida, lo so, lo fanno. La gente è stupida. Lo fanno. Prima domanda: nel 2015 il mondo venne scosso da una inquietante notizia. Quale? Ah, sì. A. Si stanno estinguendo gli eterosessuali. Ormai è un dato di fatto. Sì, questo è vero. B. Cicciolina non ebbe realmente il rapporto con il cavallo. Questa è una cosa che, vedi, per la nostra età è brutta. C. A Salerno c'è l'unica comunità di brambilla rimasta in una riserva. Ma non è vero. www.orologifumagazzi.it. Sono nelle migliori gioiellerie e se non li avete ancora, correte ad accaparrarveli. Per me è la B. Infatti Cicciolina, notizia vera, brutta. Notizia vera, brutta. Abbiamo scoperto che in realtà non si è fatta chiavare dal cavallo. Tra l'altro ce l'ha confessato il cavallo, perché di spalle nel 2016. Quindi... Sì. Attenzione, quale di questi libri ha vinto il premio Gargargaga nel 2023? A. Grattarsi le palle in pubblico, metodi e trucchi.
Ah, di Fabio Volo. B, come sposare un daino ed essere comunque felici. Dai, no. C, le mille tecniche per fingere che il pene sappia parlare. www.enotecazoo.com e per me è la A. La A. Quello di Fabio Volo. Ho notato, ultimamente non sbaglia più nessuno le risposte. No, la gente è molto preparata. Sarà che tutte le risposte sono minchiate? Quale di queste canzoni è stata scritta dal maestro Malgioglio? A, nasconderselo non è reato. Sì. B, bisceglie mon amour. C, il cono è buono solo con due palle. No, vabbè, però. www.supermshop.com, pastiglie per il duro che dura, e ovviamente la C. La C, brava Cecilia, ma ragazzi, la preparazione incredibile. È incredibile questa ragga. Quale di queste Barbie è la più venduta del 1987? Sì, ho una sorta di predilizione. Come mai sei fissato? A, Barbie sepolta viva con la scatola colma di terriccio. B, Barbie sfocata, parzialmente disciolta con un cannello per conferirle l'effetto. Bella, sì. C, Barbie Gesù con barba e stigmati. Non è molto credibile. No. Ceramiche Imso, le ceramiche migliori d'Italia, e dico la A. Ma no, questo, scusa, qui c'è stato un suggerimento dalla regia. Ceramiche cosa? Così? Mi sembra di aver capito IMSO? Ah, sì, ecco, veramente Palmieri. No, stiamo facendo promozione alle ceramiche adesso. Che hanno fornito Palmieri. Sì, ma certo, tu hai marchettato i tuoi cessi di casa, Palmieri. No, sono piastrelle, ovviamente. Esper cioccolato, sì. Va bene, Cecilia, che facciamo con Cecilia? Venerdì simpatica. Non lo so. Sei mai stata sul sito www.fumagazzi.it? Ovviamente. Ecco. E c'è un orologio che ti piace in modo particolare? Tutti belli. Mi piacerebbero questi gazzi rosa. Rosa, sì. Ecco. Rosa, perfetto. Allora ti regaliamo Fumagazzi rosa, questi gazzi. Vaffanculo, che ti l'avarizia. Dai. Ciao Cecilia. Grazie, ciao. Buon weekend. Ciao. Bello, grazie Zo. Anche questo atteggiamento scazzato. Beh, 30 anni, figa, è una ribelle. Cazzo gliene, frega. Sì, è una ribelle. Spensierata. I minchioni dell'altro giorno che hanno imbrattato l'arco della pace dovranno restaurarla adesso grazie a voi, perché la vernice non viene via e quindi verranno spesi i soldi vostri, anche dei vostri genitori, dei contribuenti, per dover restaurare l'arco della pace per le vostre bravate. Cioè, sono persone che non arrivano a fine mese, purtroppo lo Stato non le può più aiutare, però spendiamo i soldi per restaurare un monumento. Un monumento imbrattato da dei coglioni che facendo quello che fanno non ottengono niente. Ve lo ripeto, andate a pulire le spiagge. Gli anziani frugano nell'immondizia e voi sbraccate. Teste di cazzo. Questo è il mondo. C'era un inglese, ho visto ieri su Instagram. C'era un inglese, perché lo fanno anche a Londra. Adesso è una roba che sta spopolando in tutto il mondo. E questo diceva: brutti coglioni, avete sulle pettorine fatte di petrolio, teste di cazzo. E tutti i motori delle macchine che stanno aspettando accese stanno inquinando molto di più. Cioè, gliene ha detti di tutti i colori. Si è beccato anche un 90 minuti di applausi e via. Volevano farlo anche negli Stati Uniti, ma non ci sono monumenti storici. Sì, esatto, ci sono, sono poco storici. Esatto. No, ma anche sta roba, ieri parlavo con questo nostro amico di Roma, no, che è qua in vacanza, e stavamo ragionando su una cosa. Tu ti rendi conto che per andare a vedere la casa di Elvis Presley, che è una baracca, è un fake clamoroso. No, la casa è vera, la sua vera villa, però è stata rimessa, cioè è rimasta esattamente come era l'ultima volta che lui ha calpestato. Si è vomitato. Però voglio dire, è una casetta di legno in un Memphis, poi è un posto di merda veramente orribile, e per entrare a visitare la casa di Elvis Presley spendi $187, cioè, si incassa più di Pompei. Allora ecco, e dicevamo, per entrare, quanto costa per entrare adesso? Finalmente l'ha messo a pagamento per andare a vedere il Colosseo. Quant'è? 18 euro, 20 euro, quant'è? Sì, però devi considerare Marco che se tu alzi molto i prezzi la gente con pochi soldi non potrà mai usufruire della cultura. No, ma io dico, gli italiani hanno diritto a vedere le proprie opere gratis, ma viene uno straniero, cioè porca puttana, se tu sei disposto a spendere €187 per vedere la casa di Elvis Presley, che ripeto è una baracca di legno, non c'è niente di che, Marco, e non sei disposto a spendere €50 per andare a vedere il Colosseo, cioè il Colosseo, dai, ma 16 euro, ma scusa, non possiamo mettere una tassa sul borseggio?
senso? Cioè, facciamogli pagare le tasse alle borseggiatrici, potrebbe essere una soluzione. Ma se non sono riusciti con le prostitute, no, perché dai, fuori dal Colosseo, sai che è un attimo. Sì. Sono centurioni rumeni. Io penso che uno che paga 187 euro per andare a vedere la casa di Elvis Presley sia un coglione ed è giusto raggirarlo. Grazie. Però, grazie. Sì. Cioè, 187 no, euro torniamo, neanche l'abbonamento. Torniamo al sempre al discorso che abbiamo fatto un miliardo di volte. È una questione di marketing, ok? Cioè, Elvis Presley è morto quanti anni fa? Ormai 50 anni che è morto, 60 sì, anni. Più o meno, ed è ancora un mito oggi, anche per le nuove generazioni. È ancora una persona a cui hanno dedicato un film perché hanno fatto il marketing. Noi abbiamo dei capolavori. Beh, lui ha fatto in anche Italia. La storia della musica, però, nel senso. Sì, va bene, d'accordo. Perché noi non abbiamo fatto la storia del mondo con Pompei o con il Colosseo, Fontana di Trevi. Cioè, abbiamo delle robe devastanti. Cazzo, facciamo pagare. Sì, vuoi vederlo? Marco, no, paghi. Allora, cioè, non Fontana è il Colosseo, di Trevi è accessibile sì. a chiunque. Beh, certo, cioè, uno arriva. Abitano. E ci pisci sopra. No, mettici dei vetri protettivi, fai pagare. Ma vuoi come vedere? Cazzo fai a mettere dei vetri protettivi su un capolavoro del non genere? Non sopra, Marco, deficiente, dai. Intorno. Ma no, ma non puoi intorno. Mettere. Ma c'è una no. piazza intorno, c'è un ambiente da rispettare. Ma la Fontana di Trevi ce n'è una sola nel mondo, Fabio. Ho capito, ma non la puoi storpiare con i vetri davanti. Ma non Marco, la storpi, cioè... ma non lo so, adesso metti una roba a caso al volo. No, ma dai, come no. abbiamo fai pagare. Abbiamo spostato Luxor, possiamo spostare il Colosseo a Udine. Scusa, abbi pazienza. Scusa, no. Gestirebbero meglio. Giusto, no, è giusto come hanno fatto adesso. Ne hanno messa una finta e quella vera è conservata in un museo. Ma non è vero. Forse non è vero. Sì, quando l'hanno pulita ne hanno messa lì una di gesso e il resto era in un posto dove è stata ristrutturata. Ma questa e tanta è quella gente... vera, quella che c'è adesso è quella vera. Ma Marco, non è quella vera mai. Non ce n'è uno monumento vero là fuori. Forse solo il Colosseo. Il resto ma che è tutto finto. Dici? La Fontana di Trevi è finta, tutto stai dicendo? Tutto finto. Ma no, dai. Gli originali sono conservati in queste camere stagne, refrigerate, perché non si deteriorino. Mi sta pigliando per il culo. Ma no, a causa dell'inquinamento. Ma sai quante guglie del Duomo di Milano sono in questi frigoriferi in Via Piranesi? Ma il Duomo di Milano è una roba, la Fontana di Trevi, dai, non cosa, mi dire. Ma non è finta, cosa. Ma che cazzo dici, dai? Allora, dimmelo, dai. Presero questo provvedimento ai tempi delle piogge acide. Te le ricordi le piogge acide? Sì, me le ricordo. Ok, e da lì hanno cominciato a smantellare tutto il patrimonio e a metterlo in questi frighi. Ah, vedi che lui è un imbarcatore. Solo io lo metterei al governo. Solo il Davide è finto. Però a Piazzale Michelangelo, mica la Fontana di Trevi, testa di cazzo. Anche la Fontana di Trevi, amici anche di Roma. L'acqua è finta, sì. È un ologramma. Certo. Allora l'acqua è colorata, gli danno questa colorazione leggermente azzurra. Vabbè, ragazzi, se non sapete un cazzo di cultura, abbiamo finalmente un programma culturale anche noi nello zoo. Si chiama Passaggio a Nord Ovest Est, è un programma sud centro sotto. Sì, esatto, di Angela, quindi una roba credibile. Colleghiamo come chi è questa Alberto, Alberto Angela. Pensavo Angela. No, Alberto Angela, suo sì. programma. Finalmente ci ha concesso un diciamo uno spin-off del grande, suo programma. C'è proprio lui, eh. Senti qua, colleghiamoci, vai. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Passaggio a Nord, Sud, Ovest, Est, Sottosopra, Dietro, Davanti. No, no. Ed anche in questa puntata andremo alla scoperta di cose incredibili, come il perché in alcune foreste della Namibia ci siano popolazioni indigene capaci di richiamare le mosche della merda col fischio. No. Namibia. 43 gradi all'ombra. Sì. Il caldo è insopportabile, ma per la popolazione dei Intukulutubuttai è normalità. Ecco come un esponente del clan dei La Minchia Cibuttasti sta richiamando con il suo potente fischio la famosa mosca della merda. Eccola, la mosca non resiste al potente richiamo. Ed ancora uno splendido documentario della BBC che ci illustra il magico mondo coloratissimo delle donne meridionali mezze assopite mentre guardano la De Filippi in televisione. Ed osserviamola. Possente, goffa, coloratissima, con la sua livrea anni 70, è l'anziana meridionale. Con i suoi 76 anni è un esemplare molto adulto. Probabilmente la prima del suo branco ad essersi abbeverata con avide sorsate di Trebbiano del discount. Ora posa silente innanzi ai rumori della televisione che trasmette un ipnotico vociare di altri meridionali come lei. Forse di altre specie simili.
che si litigano la carogna di qualche simile. Ma no! Ecco, è un attimo. La meridionale si accorge di un imminente pericolo. È la porta. Carmela! Carmela, sono tornato, ho preso il pane, Carmela! Aia. Mo, non hai fatto da mangiare! Il maschio alfa del branco è rientrato dal procaccio del cibo. Ha sotto il braccio una preda. Pretende il proprio pasto e subito crea scompiglio nel branco. E ancora non sta pronto, sto arrivato a lavorare, stronza! Ma prima, come sempre, un ampio spazio dedicato al mio pene, che come sapete milioni di donne in Italia bramano segretamente. Ma come faccio ad avere un pene così grande? È forse uno dei misteri più inesplicati del genere umano. Sin dalla notte dei tempi, peni come il mio venivano venerati, compiaciuti e rappresentati con grandi sculture e monumenti. Ma il mio pene è probabilmente l'ottava meraviglia del mondo, con tutta la sua aurea di mistero. Perché tutto questo? C'è forse un motivo? Beh, certamente. Insomma, il mio pene è un messaggio per i posteri, un'icona di potenza e fertilità. Bene, adesso che abbiamo ampiamente disquisito dell'importanza del mio pene, affronteremo un altro argomento che nelle scorse edizioni ha riscosso estrema curiosità. Si tratta di un documento straordinario, fatto da compare Peppe di San Luca nella splendida Calabria. Il docu Peppe di oggi narra le vicissitudini di un animale straordinario nel suo habitat, il disoccupato. Non è un animale. Il disoccupato ballonzola e si avvicina al resto del branco, che sta noiosamente assistendo al passatempo preferito di uno degli esemplari. Ma sulla... Il disoccupato è nervoso, sono giorni che non caccia e la fame si fa sentire. Eccolo, ha avvistato una preda, è un gratta e vinci, ma non ha le forze per inseguirlo, deve usare l'astuzia. Un Maruzzo, non è che mi ho preso qualche 5 euro, che te ne do? E ce l'ha fatta. Grazie, quindi sono fratello. Ha soggiogato brillantemente uno degli altri della specie simile che sosta nel medesimo luogo di aggregazione, il bar. Ora si allontana all'ombra per cibarsi lentamente della preda. Ma che succede? Un altro esemplare di disoccupato sembra aver avuto estrema fortuna nella caccia. Ha vinto il jackpot. Gli esemplari fertili e più possenti del branco si azzuffano in cerca della propria parte del bottino. Ne viene fuori una baruffa che attira immediatamente le attenzioni di altri predatori. Sono i carabinieri. Finisce tutto molto velocemente e ritorna il sereno nella zona, in previsione di un altro lungo giorno che arriverà. I terroni sono sempre affascinanti, vero? Bene, anche oggi si conclude un'altra pagina di cultura e approfondimento con passaggio a nord, sud, ovest, est, centro, dietro, davanti. Vado a contemplare il mio enorme pacco allo specchio. Alla prossima puntata. A presto. Grazie Albert, sei sicuro? Grazie che lui? Sì. Ma il pene è famosissimo. Ma è vero che le donne bramano il suo pene tantissimo. Un pacco, hai visto la Puccioni che si leccava le labbra mentre ne parlavano? Tutte sei per la precisione. Cari amici, questo è l'ultimo stacco della settimana. Olè. Godetevi il weekend in moto d'acqua per chi può. È vero. E ci risentiamo lunedì. Noi siamo. Pensa che casualmente stavo riguardando le stories di quando la British Airways mi ha per l'ennesima volta mollato a terra, rinviato il volo e tutto il resto. E poi oggi esce questa bella notizia. Allora, volo in ritardo di 24 ore ovviamente British Airways, perché le hostess erano ubriache dopo una notte di eccessi. Hai capito, sai che l'inglesina con le gotine rosse tipo Heidi, la paliduccia che non si capisce cosa dice. Esatto, quelle che non c'hanno il bidet, insomma. Sai che bevono. Sì, tazza una bestia. Quindi praticamente questo volo da Rio a Londra era un volo di settembre, comunque praticamente ha dovuto ritardare di 24 ore perché la sera era una Rio de Janeiro. Io sono contento per loro, però alla ma fine, sì, dai, certo, se la son godute, certo. Dai. Ma sai, ti riregalano i biglietti aerei, costa così poco volare oggi. Tra l'altro l'antitrust sta facendo un buccio di culo così, soprattutto le compagnie aeree che fanno la tratta da nord a sud delle in Italia. Delle isole soprattutto, certo, finalmente, meno male.
Che cazzo, non lo so io, cioè, se no che cazzo serve l'antitrust? Detto questo, Paolo, hai visto che il tuo blog è piaciuto alla fine? Sei contento? Sono molto contento. Hai visto? Ti lamentavi, hai fatto il test con quell'altra roba là che non è andata benissimo. Sono pioniere, si sbaglia. Oggi hai fatto un capolavoro. Si ridimensiona. Bravissimo. Bravo Wender, che l'hai montato molto bene. No, l'ho montato io. Bravissimo voglio, Fabio che l'ha scritto, molto bravo. Molto bravo. Brava Puccioni che hai fatto comunque la coordinatrice. Molto bravo. Bravo anche Paolo che ha guardato da lontano il lavoro. Sono contento che le tre sere consecutive che abbiamo passato con Wender per imparare a usare questo nuovo software in qualche modo siano stati utili al gruppo e alla squadra. Vabbè, se vuoi togliermi anche a me gli meriti, scusa, fai pure, non lo so. Marco, tu comunque è collegato su Skype dicendo abbassa, alza un po' più. Considerando che per te era notte, cioè sei stato veramente. Io l'ho messo in onda in un modo pazzesco. È vero. I volumi erano perfetti, bravo Pippo, bravo. Bravo. Comunque sì, dai, bravino anche Paolo. Il fatto che Summa non abbia più una vita adesso, però. Summa, viva per te che passa le nottate. Oh, fammi qui, fammi là, oh, cambia lì. Prenditi tutti i meriti allora, fai tutto tu, gioielliere qua. Scusa, c'hai 7 milioni di euro al collo oggi, che cazzo sei? Perché al polso no? Minchia, sei la regina Elisabetta, che cazzo c'hai al collo? Senti Paolo, ma girano leggende che tu abbia un anello col tuo nome tempestato di diamanti. Sì. Sì? No. Con le iniziali, sì l'abbiamo visto. Vabbè, ma hai fatto la variante tu? Quanto sei meridionale, mamma mia. Mettere brillante. Mamma mia. Sto pensando di mettere un 12 all'orecchio. Un 12? Perché non hai visto la mia cuffia d'oro? No, c'è la cuffia d'oro. Sì. No, vabbè, ma questo è squilibrato. Poi si lamenta, non c'ho una lira, non c'ho una lira. E te credo. No, ragazzi, con i pompini si paga tutto. No. La nuova valuta elettronica. Oddio mio. Senti, questa notizia è meravigliosa, così almeno ci colleghiamo al blocco per chiudere la puntata di oggi. No, oggi non c'è il Doku Zoo, no. Perché Wender purtroppo è ammalato. Ha fatto veramente la cuffia d'oro, ragazzi. Mi sta mostrando le foto della cuffia. Ma è oro? Oro? Certo. Ma come lo sei? Certo. Placata 24K. Ma sei scemo? Perché? Placata 24K? Sì, perché? Scusa. Voglio vedere! Ma che meridionale! Sembra un reperto storico da museo. Sì, praticamente cambio nome in DJ Tutankhamon. No. Sembra un grattaschiena egizio. Ma sai di quelli che si vedono nei musei? Sì, è anche brutta. Cioè, oltretutto è anche brutta. Tu stai scherzando? È bella, questo è un bel oggetto. Ma dove lo usi? Scusa, che se vai a lavorare in discoteca che ti becchi quello sbagliato, te la incula in un secondo. Cioè, a chi? Sentilo. A chi? A te. Vabbè. Sai la volta che se la dimentica come piange? Mamma, come rido. Vabbè, fai girare l'economia. Dove la tieni? Qua a Miami o in Italia? Dov'è? Io? Arriva con una cassetta di sicurezza. Con i doppi piani. Una lamina. Adolescente incastra un cavo USB nel pene, sì, per misurarne la lunghezza. Cioè, vorrei capire il meccanismo. Perdonate. E qua il mondo è finito. Allora, un ragazzo del Regno Unito di 15 anni ha voluto sperimentare una nuova esperienza inserendo un intero cavo USB all'interno. Per misurare ha messo il cavo dentro l'uccello. Sì, un po' come quando fai la misura dell'olio, no? Lui l'ha calato dentro e poi teneva il segno con le dita. Allora, signori, è ancora qualcuno ha dei dubbi su Darwin? Ma perché? Cioè, io penso che Darwin abbia previsto tutto. Ma perché? Perché si deve estinguere questa persona. Ma perché? Questa è selezione naturale, ragazzi. Sì. Questa è selezione naturale. C'è della gente che non merita di respirare la nostra stessa aria. Ma come fai? Scusa, Marco. Quanto era lungo alla fine? Perché ormai che l'ha fatto. Non lo so, aspetta, vediamo. Non è neanche riuscito. Non c'è scritto, no, perché alla fine è stato malissimo, ovviamente. Ci credo. Un'infezione, chissà il cavo, poi tra l'altro che schifo, madonna. Povero cavo, nessuno pensa ai cavi. Sì. I cavi per i cazzi. Chiediamo all'attivista. Nel frattempo vi consigliamo, se avete anche voi cavi incastrati nel cazzo, sì, di dirigervi verso il Sacro Cuore di Geremia. Prego Pippo. Ehi, sacco dell'umido. Hai più di 40 anni e sei talmente sovrappeso che per spostarti dal divano alla cucina ti siedi sul Roomba? Sei consapevole che non ti rimangono ancora molti tramonti da vedere prima di essere stroncato dal colesterolo con un barattolo di Häagen-Dazs tra le palle? Non ti abbattere. Scegli la vita. Scegli la semi-invalidità. Come? Scegli l'Istituto Sacro Cuore di Geremia. Ma anche no.
La prestigiosa clinica con conceria per riciclare l'epidermide dei pazienti che malauguratamente ci sono rimasti sotto i ferri. All'Istituto Sacro Cuore di Geremia potrai perdere peso in modo severo, ma giusto. E al termine del trattamento, il tuo grasso in eccesso ti verrà riconsegnato sotto forma di ciccioli. Croccantissimi. Sì, parliamo del nostro nuovo programma Palla di Lardo. Un nuovo percorso salute che inizia con una seduta motivazionale per prendere coscienza del tuo stato di sacco di merda obeso, di pianeta di carne, di mongolfiera coi piedi, eccetera, eccetera. All'interno di uno scantinato insonorizzato, il nostro team di fini psicologi, composto dal meglio degli ex mercenari del battaglione Wagner, ti aiuterà a prendere coscienza del tuo corpo, migliorando la tua autostima. Sacco di merda. Beh sì, effettivamente. Ciccioni. Ho sovrappeso. Palla di schifo. Adesso schifo no, dai. Rotolo da coppa. È buona la coppa. Ciccioni. Ecco. Vuoi biscottino? Sì, grazie. Niente biscottino, merda. Figlio di puttana. Ma questo cosa c'entra, scusi? Sbagliato traduttore. Una volta in pace con te stesso, potrai affrontare serenamente le 2 settimane di digiuno totale appeso per i capezzoli in una stalla. Grazie all'innovativa terapia a base di veleno di tafano, ti basteranno poche decine di migliaia di punture d'insetto per notare subito i primi segnali della perdita di peso. Ah, come tirano i capezzoli? Ah, che male! Ah! Come va? Fa male! Fa male, poi fungono! Per caso sente che si gonfia la lingua? Sì, si gonfia anche il collo! Non riesce più a parlare? Va bene! 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 E se sopravvivi alla puzza di merda e allo shock anafilattico, potrai godere dell'esclusivo trattamento Origami per trasformare la pelle in eccesso in bellissimi cigni, ranocchie e unicorni. Che schifo. Un vero magnete per la figa. Hai visto, amore, sono dimagrito. Sì, sì. Ti piace il mini dinosauro sulla guancia? Sì. Bellissimo. Ti eccita, vero? Ah sì, sono un lago. Scegli la magrezza, scegli la sanezza, scegli Sacro Cuore di Geremia. Anche io ho perso peso con Sacro Cuore di Geremia. E oggi riesco a vedermi il cazzo senza usare uno specchio. Guardate, basta spostare un attimo l'unicorno sulla pancia e eccolo lì. Ma perché? Cazzo, più grosso l'unicorno. Forse era meglio quando non me lo vedevo. Istituto Sacro Cuore di Geremia. E sai che è, e così sia. Ma che slogan? Cosa? Ma non è questo slogan, non ha senso. Niente, senti, Paolo, ma quando tu eri obeso, insomma, quando eri. Riuscivi? Ma è stato obeso? Sì, quando eri una palla di merda. Cazzo, sì. Riuscivi a vederti il cazzo? Oppure no? Sì. Sì. Pensa adesso. Ma dai, non sono mai stato obeso. Beh, ero falso. No, è grasso. Ho visto delle foto imbarazzanti. Eri brutto, proprio un ciccione di merda. 25 kg sono tanti. Minchia. Certo. Adesso hai perso 25 kg? Sì. Però li hai recuperati con tutto il gioiellame che c'è al collo. Ma sai, minchia, adesso ti giuro, io ho soldo uno zingaro per incularti tutto, ma così per darti fastidio. Ma per cosa vuoi? Poi te li ridò, non lo so. Non sembra la mummia egizia, guardalo. Sta collana. No, sembra la moglie di un petroliere. Mamma mia, sì, sembra una zoccola russa. Ah no, su tutti i zirconi, mi piace brillare. C'è una zoccola russa. Madonna, adesso ti regalo un Bentley così vai in giro come le zoccole russe qua a Miami. Un altro! Un'altra cosa. Un altro chi? Quanto banfiamo, ragazzi. Che massa di banfoni. Va bene, siamo arrivati alla fine, ragazzi. Buon weekend a tutti, grazie a Pippo Palmieri. Ciao. Grazie alla Puccioni. Ciao. Fabio Alisei. Grazie a Paolo, ex ciccione Noise. Cioè, mi sfotti perché ero ciccione. Wow. Così non ci ricaschi più. Marco Mazzoli. E ringraziamo anche le piastrelle Sisma. Imso Ceramiche. Che soddisfazione gli aver dato a Palmieri. Mio fratello, auguri Vincenzo. Auguri Vincenzo. Vincenzo Nocito, auguri. Auguri Fit Express, le migliori palestre d'Italia e del mondo. Non fatevi confondere da quelli con quel colore arancione. Dai truffatori, gli altri truffano. L'unica serie è Fit Express. Quella gialla e nera. Quella gialla e nera come i colori di Radio 105 del resto. La radio più bella del mondo. Non ascoltate le altre radio, sono truffe. Sono truffe quei colori là, sono brutti. Fanno male alla salute. Poi vi obbligano a fare i vaccini se ascoltate quelle radio. Buon weekend, ciao. Ciao.